Ciao YouTube, siamo nella stessa serata punta e clicca di Summerhost 1. Abbiamo fatto un piccolo intermezzo con Yeti Sports, perché stasera ci vogliamo fare del male con Macromedia Flash. E adesso giochiamo a Summerhost 2, che tecnicamente dovrebbe essere ben più lungo di Summerhost 1. Siamo sempre qua. E arriva un visitatore. Mettiamo un beep quando dici Yeti Sports. Allora, scende questo alieno buffo che ci mangia i limoni. Lemon Stealing Horse. Ci rubano i limoni. Il cane non ci sta. Mi rapiscono il cane? Ma stiamo scherzando? Oh, ma che oh! Ehi, oh, il mio cane! Braccio 99 dice, Dio che bellezza, anch'io lo penso, è strano perché per questo mi piace cercare di fare del retro gaming che si fa un po' di meno, perché è vero, Monkey Island 1 è un capolavoro, è una roba meravigliosa, andrebbe rigiocato una volta a settimana, non ci piove. Però poi ci dimentichiamo tante cose più piccole, ma comunque fichissime. Un robottino. Il code for this level è Poclop. Nella nostra astronave con la scatola di Würstel. Aspetta, secondo me devo prendere. Dimmi che ricrescono. No, eh. Questo qua. No, eh. Perché l'ho accolto direttamente? Ah, ok. Me l'ha fatto raccogliere. Intanto Marta è andata in bagno a giocare a Yeti Sports. Conoscendola potrebbe anche essere vero. Dove andiamo? C'è questo robottino. Qualcosa di cliccabile. Ecco, vieni qua. Se non sbaglio questo funziona direttamente da browser, è vero, ma questa in realtà è la versione che c'è su Steam, che apre un player di Macromedia a parte e che ha la colonna sonora con gli MP3. Questa era proprio la feature. Se voi andate sul sito di Summerhost 2 dice compralo qua a $4 e hai la colonna sonora. Io l'avevo preso ai tempi, ma credo di averlo tramite un Humble Bundle, se non ricordo male. Thank you.
No, loro mi bevono l'acqua qua. Io finché non ho dell'acqua qua dentro non posso fare quello che voglio. Black Cat, la sindrome di Lavender Town è esattamente, è credo il primo creepypasta famoso della storia di Internet 4chan, quei fatti lì. Ma se andiamo di qua. Allora, noi se, però con questo qua possiamo, col papavero. Il papavero fa cadere qualcosa. E magari noi possiamo fare venire. Allora, noi vogliamo qua dell'acqua. Perché se giriamo questo, sale qua, ma non c'è niente. Ah, aspetta, così. Oh, grazie per l'abbonamento, Logan Braddock. 8 mesi consecutivi, grazie Logan. È il potere di Yeti Sports. Abbiamo salato lì, ok. No, aspetta però. Lui fa una roba, vedi lì. Beve l'acqua. Sì. Vai, ora, ora, ora. Ma l'ho già fatto. Non succede niente. No, no, andate liberissimi per i suggerimenti. Qua è proprio. Stiamo giocando insieme in questo caso. Non sono neanche. È che lui non fa niente, questo qua sotto. Se io glielo mando. Io voglio tappare la proboscide. Voglio tappare qua, ok. Quindi facciamo questo. Te. Quindi adesso possiamo. Mandare l'acqua. Ne mando un po' perché non si sa mai. Una digressione sul tema. Vogliamo dire quanto è stato bellotta bravo ieri sera. Ieri sera è stato incredibile. Ha fatto la run, è entrato nei primi. Mi stai urlando nell'orecchio. Amore, siamo in streaming. Ti voglio più tonica. Siamo in 65 per vedere Samorost. Ieri bellotta ha finito Super Mario Odyssey in meno di 2 ore, giusto? Che bravo. Devi aprire il tappo di Laura. Oh, beccati questo.
e ti ci ho messo il pepe dentro come piace a te, quindi tecnicamente tossisci. No, si alloppia perché non è pepe, è papavero. È vero anche quello. 1 ora 49 minuti 50 secondi. Voglio svegliare il robottino. Amico? Ma che stron... Ah, a posto. Guarda il piedino, guarda che l'animazione è veramente bellissima. Qua c'è un potenziale ragno. Se clicco la scimmietta gli si aprono gli occhi. Da dove è venuto quella leccata? Boh. Marta, stai già pensando alla seconda puntata del tuo show? Eccolo qua. Sì, assolutamente. Ci sarà con Quedex, possiamo dire. Con Quedex, speriamo. Ma ho pensato a un sacco di puntate in realtà. Bisogna solo... riuscire ad avere tutte le persone, cioè a trovare l'incrocio con tutte le persone, ma ho pensato a un sacco di cose. O poi magari alcune cose non mi interessano, però boh, secondo me è bello. Cioè alla fine è interessato parlare di pizzeria a Milano. Fai mangiare l'insetto la scimmia, ma se io faccio così, la scimmia se clicco sopra... Oppure tu dici faccio questo, faccio aprire gli occhi. Ah, oppure faccio, quando passa l'insetto faccio aprire gli occhi alla scimmia. Vediamo. Non aveva gli occhi aperti. No. Avevi fatto, ecco ora che torna indietro. Oh. Che schifo. La mosca attirata dalla merda va qua. Oh, bene. Schifo. Schifo. Beh, comunque una fantasia e una delicatezza a modo suo che è pazzesco. L'argomento con Quedex non sarà l'hardware. O meglio, saranno altri tipi di hardware. Sempre l'hardware sono. Cos'è? Ah, spegni la luce. Spengo la luce, ma posso attaccare la spina di questo, quindi. Ma se io clicco... No, qualsiasi cosa tu clicchi lo riaccendi. E ce ne andiamo. Capiamo che abbiamo perso un sacco di tempo. Ma non posso tornare indietro? Sì. Ok. Ci servirà qualcosa a questo punto. Questa struttura a stanze
di Samuros, in realtà riecheggia di un altro gioco vecchio che giocheremo punta e clicca, che è Goblins, Marta, che è un gioco vecchio, secondo me quando lo vedi lo riconosci, che funzionava solo a stanze. Formaggina mia dice buchetto in alto e indietro. Aha. Lo sdoppiatore, grazie formaggino mio. Si sposta. E c'è una botola. Se fai una chiacchierata sulle lobby di potere e la massoneria, ricordati la chiacchierata di qualche tempo fa. Non credo che mi metterei a parlare. Ma che delicatezza. Ciao il Forgets, buonanotte, grazie per averci seguito fin qua. No, voglio scendere. Ciao il Forgets. Però è buio e dice nope, no, io qua non ci do. Quindi dobbiamo fare qualcosa adesso. Appena colpo collegato a colpo d'occhio sembrava Machinarium, ma giustamente, perché è di Amanita Design che poi ha fatto Machinarium. Che giocheremo, cioè per tutto questo giocare a Samorost parte dall'idea mia di Marta di giocare a Machinarium, che è un gioco che abbiamo detto più volte, ma non ancora perché, è molto importante per me, per Marta. Per te più che altro. Anche per te, non fare la gradassa. Accendi la luce. Bene, così. C'è il pesce lanterna. Che brutti sono i pesci lanterna. Allora, forse dobbiamo cliccare. Scendi. No. C'è un coso sotto, vedi, nero? No. Aspetta, secondo me dobbiamo fare in modo che quando torna su la lanterna, il pesce lanterna si infili qua. Quindi a questo punto proviamo. C'era anche un coso. No, scendi, c'è, guarda, lì a sinistra c'è un rubinetto, ora. Brava. Bravissima. Ricosa il... E andiamo qua. C'era un altro... Non è più cliccabile questo. Dai, ma che stile aveva? E qua comunque 2005, eh? Allora, hanno i pallini rossi. Non vedo... Vedi che hanno dei pallini, sì, rossi. Sì, ma non vedo cambiamenti, Yasun. Neanche io. C'è un pesce qua sotto. No. Sì, è un po'. Sì, ma di cliccabile non c'è niente. Qua è cliccabile, ma non ci va. Tutti dall'alto in basso.
Sembra molto di essere in un cesso, così a occhio. Ma abbastanza. E siamo arrivati dall'altra parte. Ok, ma questo qua è troppo grosso, ci serve un altro. Ci serve la chiave del 2. Prova a salire. Esatto, la chiave del 2. Tieni, grazie. E abbiamo sabotato il poveretto lì sopra. Sono delle persone orribili. A questo punto possiamo tornare dall'altra parte e fargli il giro. Su. Ciao ragazzi, come siete bellini? Ciao, non ne ho mezza. Ci sta tornando da solo. Beh, no, è bravo. I robot con le chiavi sono di una tenerezza, ma è tutto di un'eleganza. Cioè, da un lato si vede che è fatto con poco, ma secondo me si è persa una cosa negli anni, ossia nel fare figate di questo tipo con così poco. Ed è qui che arriviamo a Red Dead Redemption 2. No, non si nomina. Fa il giro di qua e sale. No, beh, oggi anche solo per fare un indie così hai bisogno di... Cioè, ci sono studi che lavorano con tanta gente per un sacco di tempo. Qua invece il gioco è fatto da Jakub Dvorsky e basta. Jakub Dvorsky e Vaclav. E Dvorak ha fatto la musica e basta. Dvorak proprio, il compositore, sarebbe bellissimo. Sentite bene l'audio anche qua con Samorost 2? Ma che tenerezza! Non ne mezza chiede dove trovi info sulla tua live a Bologna. La mia live a Bologna la trovi direttamente sulla pagina Kenobit di Facebook. Vai su Facebook, clicchi su... C'è il crescita nella ruota. È tutto bellissimo. Clicchi su Kenobit, è la serata organizzata da Bologna Punks all'XM24. E, tra l'altro sta guardando una partita di calcio. Esattamente. Siamo spariti, siamo qua dentro noi. Appendere lì? No, stavo cercando. Adesso questo gira dall'altra parte, hai visto? Farai anche botanico là? Sì, beh, sono... Faremo, credo che l'ordine sia Samorost 2, Machinarium e poi Botanicula. L'ho sempre chiamato Botanicula. Perché sbagli sempre gli accenti. Maledetti toscani. Allora... Siamo qua dentro.
Ma guarda questo lampadario, che è un fungo. Quella è una scolopendra. Che schifo. Forse gli devi fare quando non hai il cappello. Sì. Fagli mangiare il cappello. Mangiamo, quindi mettiamo di qua, così va più veloce, il cappello gli vola via. No. Cosa succede quando si scopre? Vediamo se c'è qualcosa qua. No, credo che quello sia semplicemente per cambiare verso. Qua c'è un il coso di una chiave. Qua? Qua è dove era l'inizio. Ah. E così non gli vola via il cappello. Vediamo se in testa ha qualcosa. Ha un pulsante sul bracciolo. Che lo vedi quando è ora. Certo che c'è anche il terzo episodio, c'è Samurai 3. Aspettare che gli fa. Lo sto qua quando gli passo qua col mouse, fa questa roba qua che un po' mi inganna, perché secondo me non serve a niente. Posto così, ci prendiamo la chiave e liberiamo il criceto. C'è un cane. È il nostro cane! Ma che tenerezza! Au au au! Ma che bello il cane! Abbiamo finito anche questo? No, non credo. Qualcuno lo conosce, sa a che punto siamo, ma dovrebbe essere ben più lungo, eh. Invece no. Dovremmo essere a metà. Ah, ecco. Polo Conzeria. Guarda il cane alla finestra. No, è tutto bellissimo. E ci finisce la benza. Comunque questa idea di queste navi fatte con le lattine botaniche è veramente fichissima. Perché non è botanica, vedi, è un omino. Eh sì.
sì, è una bestia. Oh. C'è il fuoco nella nostra navicella. Il palo, dice. Questa è proprio malinconia. Questa il palo. Ma perché immagino mio. Il retro gaming del passato prossimo, a livello di nostalgia, secondo me, è più potente. Vuoi fare cambio? No, però prima devi prenderlo. O forse quando spinge tu puoi... Bella lì. Grazie per avermi vinto una vita. Cane. Non cliccabile. Per Natale mouse e tastiera wireless, così fate avventure grafiche sul divano. Vuoi? Ce l'abbiamo in realtà. No, vuoi stare qua. Va bene. Vorrei la sedia del potere ogni tanto, però non me la vuole dare mai. Non so cosa voglia dire Samoros. Bisognerebbe provare su Google Translate. Mi sa di Sigur Ross. Io non ho più il telefono, qualcuno me l'ha sequestrato. Ma la chat, ricordati che è come Google, ma è umana. E quindi ci dirà cosa vuol dire Samorost. Allora, cosa fa? Se noi lasciamo qua, lui va in giro avanti e indietro. Affianco a questo qua che è ribaltato. Little Nightmare. Che gioco geniale. Quello è un altro gioco da fare in una serata. Non lo possiamo appena mettere da nessuna parte. Qua c'è. Da dov'è che esce la... La farfalla a centro schermo prima che voli. Ah, beh, devo mollare questo e cliccare sulla farfalla prima che voli, ok. Oh, leggi qua, Marta. Samorost in cecoslovacco, in ceco, è una parola che è utilizzata per descrivere oggetti costruiti da legno di scarto, radici, pezzi di tronchi, rami, di solito per motivi decorativi. Un altro significato di Samorost è Maverick, ed è una parola composta da parti di Samo, cioè self, cioè auto, e Rost, che vuol dire grow, crescere. Può essere anche tradotto in vagabondo, self-identifier, individualista e wanderer. Ma fighissimo! Grazie il Gerva! Io domani non ci sento più.
La pipa è di qua, ci dice lui. È tornato il nostro amico Fattone. È quella la pipa. Quella lassù. Il cappellino? No. La luce sopra di lui? Questa lucina qui. Ma gli ho preso l'orecchino, hai visto? Sì. Cioè l'orecchino, gli ho preso il... E tutto a destra? Non si va. Maverick H-Children poi è Samorost H-Children. Assolutamente. Non trovo niente di cliccabile. Cioè questo che è... Formaggino mio, dacci una mano. Devo fare una cosa, scusa. No, esattamente, non è quel Dvorak, credo. Anzi, vediamo, ce l'abbiamo scritto qua. È la sottomarca, è Tomas Dvorak. Le formichine. Però orecchino sul ramo a fianco all'uccello, che è qua, eccoci. La pipa, tieni la pipa, zio. Cosa vuoi lì sotto? Non c'è dato dei soldi. No, ci ha indicato il ripieno della pipa. Grande cane. Un tasso. Un tasso. Il tasso è pericoloso, eh. Io sono un cane. Non ti fidare della volpe e del tasso. Né dalle donne dal culo basso. Ah! Da dove viene questo? E devi pisciare addosso. Dobbiamo bere e pisciare, pisciare sul fungo. Non sul fungo, sul cane, sul tasso. Ma guarda che cresce il fungo. E va qua e illumina. Che carino. È bellissimo. Sai che onestamente non mi aspettavo che fosse così bello? Dove clicchiamo, Marta? Dietro di lui non c'è niente.
adesso è chiaramente impegnato. Controlla bene la paglia. Ah, eccola. Che bravo. Usa good boy. Io poi voglio cercare la faccia di Jakob Dvorsky e vedere se è lui. Ehi. Il bello è che poi è una figura umana in questo mondo matto. Questo è tra i tre migliori cani della storia dei videogiochi. Sono abbastanza d'accordo, sai? Ah, non ha una miscela spaziale, lui. Un tassista! Metto tutto e ci metto. Ce l'avevo messo tutto. Nel dubbio. Così lo cuciniamo. In realtà vogliamo metterci più che altro il caffè, secondo me. Ciao San Giorgetto! Stiamo giocando a un gioco del 2005 adesso. Lui non si sveglia. Se premi quello si allunga il coso, ma niente di più. Prova a vedere se c'è qualcosa sopra la navicella che possiamo... Gli autori sono esattamente gli stessi di Machinarium. È Amanita Design. È quello che hanno fatto prima, che erano partiti come giochi gratis online. La campana, ok. Devi metterlo sulla la campanella e fa aprire la bocca. Sì. Sì. Caffè. Tabasco, pepe, un po' d'acqua. Il rum no. No, sennò continua a dormire. Perché l'olio di pesce. Solo caffè. E niente acqua, un po' d'acqua, sì. Sì, beh. Il tabasco mi dà una bella svegliata, Sì, ma gli fa schifo, giustamente.
No, adesso gli serve del tabasco. Perché... Solo rum, dice? No, ma penso sia una battuta. Vai a sapere, eh. No, anche perché adesso lì non si alza più, non mette più la bocca così. Non riusciamo a uscire da quella stanza noi, ometti? Dovresti salire sul taxi. Ogni tanto Fabio si incanta sulle cose. Ma non si clicca da nessuna parte. Che prospettiva assurda è? C'è sopra in cima, allora c'è una forchetta e in cima c'è una ventola anche, sopra lì. Anche questo sembra cliccabile. Secondo noi dobbiamo svegliarlo adesso. Prova a muovere i fili in generale. Solo uno si muove. Sì, e ce l'abbiamo in mano adesso. Non puoi provare ad andare sul lungo il ponticello? La forchetta non fa niente. Ah no, adesso lo possiamo solleticare. Sto a vedere. Bene. Lo ripiantiamo. È carina come cosa, vero? Adesso noi intercettiamo le bolle che fa con questo. Ok, a seconda di dove arrivano, lo spostiamo. Secondo me devi tirare su anche la stantuffa, sai? Sì, senza dubbio. Vediamo dove arriva. Mi è sfuggito qualcosa. Manca il palloncino. Dovrebbe essere nella schermata col taxi. Alla quale torniamo come? Così. Così.
ed è dentro il... No. Amici, a little help. Qua sulla torre non c'è niente di cliccabile. Quello sulla pompa in mezzo. Però perché prima no? Ogni tanto devi... Il problema è che se clicchi in un punto e non ti sembra che sia possibile cliccare, perdi un sacco di tempo. Dai, ora possiamo andare. Qua sopra. Lassù sulle montagne. Non mi aspettavo che avremmo giocato a Yeti Sports questa sera, sai? Però era giusto farlo. Era un bellissimo gioco. Fabio dice così perché non sta... Non era bravo, ma... No, ma lo sta... Cioè, era... Ha un suo valore. E dovevo anche fare questo. Non dovevi mettere il palloncino? Oh. Musica fighissima. Clicca ora a sinistra della pompetta per piazzarlo il palloncino. A sinistra. Su quel coso blu. Vedi? Sì, ma... Blu. Possiamo farlo più, certo. Adesso stiamo pronti con questi. Sono bellissimi questi animaletti. Ne vuole ancora? Non credo. Forse sì. Forse vuole che gli dimostriamo che abbiamo capito. No, era giusto. Ah. Fanno sempre ridere le scorreggione. Sposta a sinistra, sposta a sinistra. Sono distratto a leggere la chat. Che dice: questo gioco qualche problema sulla logica dei click ce l'ha, è vero, però il contesto del web game secondo me lo metteva al riparo da un sacco di roba. Innanzitutto era gratis. È giusto? Sì. Io lo rifaccio. Io lo rifaccio ancora. No, smette di farlo, quindi adesso possiamo andare qua. Bellissimo.
Alla pompetta. Wow. Cosa cambio però? È che se tu riuscissi a centrare il buco daremmo l'aria al coso, certo. Che poi penso sia combustibile. Era una velata critica sociale al metano che producono le mucche. Ok. Allora, da bere non glielo possiamo più dare. La... perché? Ah no, è vero. Perché non tira fuori la bocca. Ora puoi salire sul taxi. Eccolo. Eccolo qua. Questa... esattamente, è esattamente un problema di logica dei click. Ma dovremmo averlo imparato, eh. C'è la porta. Porta non cliccabile. Qua c'è, qua c'è il mio cane. Che dorme. Puoi saltare cliccando su di lui. No, su te stesso. C'è una maniglia sul compressore. No! Vai, ora. Cioè, no. Sì, ma... se devo... ah! No, però non mi fa... no, aspetta, non mi fa scendere. O forse sì, sì. Ah! Questo è il Dark Souls dei web game, diciamolo. No, sei te che sei una pippa stasera. Allora, no, prima il palloncino. Il palloncino, il palloncino. Pippa. Di qua. Salvini, non ci sono neanche i Salvini qua, tra l'altro. L'altra leva, Kronk. Allora, sappiamo tutto, dobbiamo prendere il palloncino, mettere il palloncino sulla valvoletta accanto della valvolona, dare da mangiare le bestie per 3 volte, riprendere il palloncino, tornare qua, mettere il palloncino qua sopra, aprire la leva, far entrare l'aria qua dentro, ma non premere questo, e salire su questo, abbassarlo, premere questo, ok? Ce la possiamo fare, secondo me. Questo mi sa di boss finale, eh. Ah no, aspetta, il palloncino, il palloncino. Di qua. Palloncino. No, ragazzi, se divento sorda io dovete diventare sordi tutti, eh. Allora, Ron Gilbert non ce l'avrebbe mai fatto rifare questo, eh. Ron Gilbert non è cieco. Sei preciso. E uno.
2. Il viaggio giusto. Adesso mettere palloncino. Sai chi la musica che mi ricorda un pochettino, anche un po' l'ambiente. Aprire valvola. Subito? Sì. Sì. Andare su quel coso. Saltiamo. Saltare. Caricare. Hai acceso Google nel dirlo. Suonare la campanella. Ah. Oh. Ma il cane? Che tenerello. Guarda, quel lavoro di animazione è fatto veramente bene. Torniamo a casa. Grazie per la clip, fiore di zucca. Come farei senza Marta, Vicious Avalon, ma in generale, cioè non solo nel mondo dei punta e clicca. Happy ending. Si beve il rum. Ma sì, ce lo beviamo anche noi, il rum, sputiamo fuoco, le matte risate. Don't drink and drive. Infatti. Infatti. Ma che tenerezza. Il cane più utile della storia. No, il cane più bello della storia dei videogiochi. Punto. Ditemi un cane più bello di questo. Lui è ubriaco, giustamente. Game design, artwork e programming, Jacob. Bravo, 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 bravo. Che bello questa serata, mi sono divertito. Prossima facciamo Samorost 3 o Machinarium? No, ma poi mi guarda come se mi dovesse saltare addosso quando mi dice queste cose. Voi non capite, cioè. Non so quale sia il mio sguardo che ti sta per saltare addosso. Facciamo Samorost 3 o Machinarium? Bene, bene. Play again oppure close. Guarda, noi lo lasciamo così. Salutiamo YouTube. Ciao YouTube!